Stamattina siamo qua in piazza sotto la prefettura per protestare contro l'inerzia del governo Renzi. Il problema della previdenza non è solo un problema dei pensionati come spesso si vuol far passare, il problema della previdenza ha aspetti sociali, direi di giustizia sociale, perché riguarda i pensionati, riguarda chi sta al lavoro, ma riguarda anche chi deve entrare nel mondo del lavoro. Trovare un sistema equo che dia la possibilità di dare un'aspettativa futura seria a chi lascia il lavoro e che nello stesso tempo dia la possibilità a chi deve entrare nel mondo del lavoro di potersi costruire una pensione che gli dia successivamente la possibilità di vivere dignitosamente, è questo quello che chiedono CGIL, CISL e UIL. Per questo noi protestiamo stamattina, e non solo qua a Salerno ma in tante piazze d'Italia, per evidenziare questo problema alla vigilia della legge di stabilità, la ex finanziaria che il governo dovrebbe varare domani. Sono Matteo Autuori dei pensionati della CISL di Salerno. Il motivo per cui i pensionati oggi stanno in piazza è perché si sa che questo governo ci ha rottamati, è un governo che ci sta affamando. Ma non è un caso che i pensionati a centinaia di migliaia se ne stanno andando all'estero, dove vivono meglio che in Italia. I giovani non hanno speranze e se ne vanno all'estero. Io per la verità incomincio a chiedermi: ma il futuro di questo paese quale sarà? Noi anziani e i giovani siamo gli anelli più deboli ormai della catena sociale italiana. Siamo destinati, entrambi noi, a consumare senza produrre, perché noi siamo usciti dal ciclo produttivo, i giovani non entrano e quindi futuro non ce ne sta né per noi né per loro. Questo è il motivo per cui stiamo qui oggi in piazza a protestare. Renzi ovviamente ha altre priorità, ha la priorità di dare quelli che sono i rimborsi elettorali ai partiti. Questo è quello che pensa il governo, non pensa né ai pensionati né ai lavoratori né ai giovani. Maria Di Serio, un'occasione importante quest'oggi con questo presidio per sottolineare le difficoltà. Difficoltà si parte dalle pensioni. Sì. Questo è il primo elemento che unitariamente noi portiamo in piazza qui oggi a Salerno, ma in questi giorni in tutta Italia. Credo che questo sia un elemento importante per far capire come il mondo del lavoro si sta ricompattando e sta cercando di gridare che c'è un'emergenza nel paese e che viene completamente dimenticata. L'emergenza è il bisogno dei cittadini. In questo caso si tratta dei pensionati, ma no, di chi deve andare in pensione e in particolare ai danni prodotti dalla legge Fornero, che va assolutamente rivista. Gli esodati sono l'esempio più evidente, ma non sono l'unico. Pensiamo al ritardo con cui sono state costrette ad andare in pensione le donne. Spesso le donne intorno ai 60, quando vanno in pensione, non smettono di lavorare. Magari lo fanno non solo accudendo la casa, ma anche persone di famiglia che hanno bisogno di attenzione, di cura o tenendo i nipotini. Mancanza di asili nido in un sistema di welfare che non risponde alle esigenze delle donne che lavorano, spesso sono proprio le altre donne a intervenire. E poi c'è un altro problema che è sottovalutato da sempre, quello dei lavoratori discontinui, per cui soprattutto in un mondo del lavoro, un mercato del lavoro come quello odierno, dove non c'è certezza di contratto lavorativo, dove tra i vari tipi di contratto che ci sono, partite IVA, vere o false che ci sono, e quindi una mancanza di certezza contributiva, bisognerebbe riempire vuoti tra contratto e contratto in previsione di una futura e speriamo anche possibile pensione per chi oggi è giovane.